credete che tutto non sia mai uguale. È importante che il frutto abbia sapore. Bentornati in compagnia di Overture. Innanzitutto vi auguriamo davvero di cuore una buona estate a tutti, ma oggi vi portiamo proprio in un posto, in una location meravigliosa. Avete già intuito forse dove potremmo essere, e siamo a Marina di Massa, quindi siamo nella Riviera Apuana, in questo spaccato, vivo, pieno di colori, di energia, di natura proprio della nostra Toscana. E come al solito parliamo di eccellenza, il nostro viaggio sta per iniziare, un viaggio verso la creatività dell'eccellenza enogastronomica ed agroalimentare. Andremo anche oggi a scoprire delle bellissime realtà, ma qua è anche fonte di ispirazione dell'arte. Già vedete in questa meravigliosa piazza questa scultura Le Vele. Ma a proposito di arte, io vado proprio ad incontrare il nostro personaggio ospite proprio di inizio puntata. Dimitri, benvenuto. Grazie, buongiorno. Dimitri, è un piacere, grazie per averci accolto con questa bellissima opera che mi dà proprio spunto di parlare del buon mare, del bel mare, dei colori, no? Del fascino di questa città. Sì, è un dipinto dopo cui mi sono ispirato dal grande artista impressionista Van Gogh, che presenterà quest'anno una mostra molto importante a Padova, che sicuramente andrò a visitarla. Ecco Dimitri, l'arte si coniuga con la natura, con il paesaggio, no? E questa è proprio una location, una realtà che ti può davvero ispirare. Sì, sicuramente sì. Sono già residente in questa bellissima Versilia da più di 10 anni. Collaboro con vari comuni tipo Forte dei Marmi, Pietrasanta e occasionalmente anche con Marina di Massa. Sono molto contento di vivere qua e di riuscire a realizzare tutti i miei progetti. Qua c'è una bella vetrina, no? Sulla Toscana proprio. Sì, sì, è la più bellissima veduta che è in Versilia. Si trova proprio in questo punto, in piazza Bad Kissingen, a Marina di Massa. E tu, fra l'altro, proprio a Forte dei Marmi, attualmente è in corso una mostra che si terrà, credo, fino a tutto quest'anno. Sì, attualmente c'è una mostra in corso proprio nella chiesa di Sant'Ermete di Forte dei Marmi, dedicata al grande maestro Raffaello, in occasione della 500° anniversario della sua morte. Allora, io ti ringrazio davvero per la tua ospitalità di oggi. Questo dipinto è meraviglioso, il mare, la barca, mi fa venire un po' a mente anche il pescato, no? Il pescato, quindi il frutto del buon mare, del bel mare. E a proposito di pesce, noi ci spostiamo in una bellissima realtà del mondo della ristorazione, sul canale Brugiano, quindi seguitemi perché degusterò per voi delle vere e proprie eccellenze.
E qua il territorio si unisce all'innovazione, alla cromaticità, alla presentazione, ovviamente all'alta qualità. Emiliano, grazie per l'ospitalità. Prego, ci mancherebbe. Grazie a voi per essere tornati qui nel nostro ristorante di Marina di Massa. È un piacere. Qua siamo in una sorta di isolotto, Questa è una palafitta sul canale Brugiano di Marina di Massa, e forse una delle pochissime ancora esistenti in Italia. È un locale storico che esiste da oltre 70 anni e da 25 anni ce l'abbiamo in gestione noi. E, niente, la palafitta, la Peniche a Marina di Massa, è molto bella, si mangia bene, quindi non dovete fare altro che per questo siamo tornati, ma soprattutto per far conoscere questi piatti, queste materie prime, questa organizzazione così davvero straordinaria. Sì, questo è tutti i piatti del nuovo menù, appositamente creato e studiato da me, al quale ho voluto accostare i colori del cibo ai colori dei piatti per creare una cromaticità veramente invitante alla fotografia, perché ormai oggi si mangia anche con gli occhi. Prima cosa che si fa quando un piatto arriva, che è bello, io ho il cellulare pronto per fotografare, si fa poi una bella foto, si manda agli amici e poi dopo si mangia. Naturalmente ci deve essere anche il sapore e il gusto, oltre al fatto estetico, no? Allora, qua abbiamo tre tipi di piatti e questo partirei con questo, che è l'antipasto. Allora, questo è il nostro piatto di punta del ristorante, diciamo così. Lo facciamo da diverso tempo, l'abbiamo un po' rivisitato, abbiamo cambiato anche il nome. E infatti il nome è un po' la francese come il nome del ristorante, si chiama Amuse-Bouche d'Arte e Fantasia, perché è un insieme di piccoli assaggi di piatti. Amuse-Bouche in francese significa proprio a portata di bocca, bocconcini. E si inizia con questo, che è un baccalà mantecato, il primo lì a sinistra, con della cipolla rossa di Tropea in agrodolce. Poi si passa delle polpettine di pesce azzurro con gamberi e una crema di ceci. Poi abbiamo un gambero avvolto nella pasta cavaifi, che è questa, con una salsa a base di soia, succo d'arancia e miele, si chiama caleagi. Questa invece è una briochina di pasta sfoglia con del salmone affumicato, formaggio e rucola. Poi è molto bello perché poi al palato ogni ingrediente lo percepiamo, certo, da sotto. Si mangiano nella sequenza che vi abbiamo detto noi, e con questo vino, vuoi sapere anche del vino? Certo, è importante. Con questo piatto, diciamo così, abbiamo abbinato soltanto vini naturalmente delle nostre colline massesi. Sono produttori che sono amici, i vini li conosco benissimo, e lì abbiamo pensato, siccome c'è un po' di contrasto con salse, qualche cibo un po' grasso, tipo il salmone, il baccalà, e poi c'è questo parte croccante che è quella del gambero avvolto nella pasta cavaifi con la salsa caleagi, sono piatti che hanno tutti bisogno di una bollicina per pulire bene il palato e per poter gustare poi di nuovo un boccone di cibo. E quindi andiamo sul Candia. Si chiama Candia, San Lorenzo, produttore cima delle colline massesi, e questa è nella zona versante lato Massa. Qua vedo un bel rosso proprio rubino. Questo piatto si chiama proprio così, rosso rapa, perché il rosso che vedete nel piatto è dovuto alla barbabietola, alla rapa rossa, abbinato a un gambero cotto in due modi, anzi è presentato in due modi perché in realtà uno non è cotto, è proprio crudo, quindi viene saltato in padella con dei gamberoni. E poi viene aggiunta, ma soltanto nell'ultima fase, la barbabietola rossa, perché non va scaldata molto, perché altrimenti si ossiderebbe e il colore risulterebbe proprio un grigio più che un rosso. Quindi bisogna stare molto attenti se qualcuno lo volesse fare anche a casa. Dopodiché viene posizionato sopra questo mazzancolla siciliana a tartare, leggermente condita. E si mangia, è un piatto molto gustoso, piacevole e bello anche da vedere. Tutti i piatti, come dicevamo anche all'inizio, social poi, no? Da un punto di vista di immagine, di impatto anche.
Sì, certo, perché come si vede è impossibile resistere a fare una foto a questo piatto e a mandarlo agli amici tramite i canali esistenti. E qua abbiamo un vermentino. Qui abbiamo abbinato questo vino che viene prodotto nella zona della Lunigiana, sempre nel comprensorio di Massa, ma molto all'interno, e si chiama La Maestà. Thomas è un amico, produce vino biologico e quindi, al di là di questo diciamo così impatto ecologico, è anche molto molto buono e si abbina molto bene a questo abbinamento di pesce cotto e pesce crudo, e ha una certa mineralità che è un retrogusto leggermente, ma molto leggermente, amarognolo, per contrastare il dolce della rapa e del gambero. Bene, là vedo il nostro tonno, l'amico tonno. Qui, questo piatto ha un nome, io l'ho battezzato Io sono di Carloforte, perché Carloforte è stata una tonnara in Sardegna, nell'isola di San Pietro. Anche questo, come vedete, è molto cromatico. Ci sono delle patate viola, una punta di crema di piselli, la burrata, la ratatouille di verdure, e abbiamo cotto il tonno alla griglia con i semi di papavero. L'effetto visivo, come si può vedere, è irresistibile. È uno dei piatti più venduti nel ristorante, è uno dei piatti più apprezzati e fotografati dai clienti. Ecco, e qua poi abbiamo anche l'altro vino. Esatto. Questo vino viene prodotto sempre nelle colline massesi ed è un vino molto molto minerale e ricorda nel suo piccolo vini molto più importanti, per cui è anche un vino che secondo me ha un rapporto qualità-prezzo eccellente, che cerca quasi di avvicinarsi, non so se è voluto o è venuto casualmente, ad avvicinarsi ai vini francesi, che sono molto minerali, molto ricercati anche. Questa infatti si chiama Ultramarina, il vino, e l'azienda è Conti. Ecco, tu nella ricerca poi dei piatti e del vino stai molto attento giustamente alla territorialità, eh? Certo, certo, perché prima di tutto cerco di promuovere il territorio. Io sono massese dalla nascita, proprio puro sangue massese, anche se qualcuno mi dice che non parlo molto bene in massese, in realtà lo parlo molto bene in massese perché a casa mia si parlava in massese. Forse non ho molto l'accento massese, però sono nato qui e cresciuto qua. Qualcuno mi dice che dovrei anche spatriare, andare in qualche aprire un ristorante in qualche città, ma io sto bene a Marina di Massa. Mi piace promuovere quindi il territorio e la cucina locale e soprattutto i vini. Assolutamente. Noi ci vogliamo congedare presentando anche proprio in chiusura, insomma, non può mancare il dessert. Un dessert, sì, vi ho fatto preparare un dessert che questo è il ricordo, diciamo così, del mio avvicinamento alla Francia, perché come vedete la Péniche è un nome francese. Sono stato... C'è tanto di te poi qua dentro. Sì, eh? Perché ho frequentato molto la Francia, perché ho avuto una compagna per oltre 20 anni, francese, quindi un po' di Francia mi è rimasta sicuramente addosso. E per uscire un po' dal territorio vi ho presentato un dolce francese molto conosciuto e si chiama Tartatin, che io ho ribattezzato come Madame Tatin ha rovesciato la torta, perché la storia della Tatin è proprio quella: si sono sbagliate, avevano messo prima le mele della pasta, poi hanno dovuto rovesciarla una volta cotta, quindi Madame Tatin ha rovesciato la torta, che arriva fra qualche minuto. Grazie davvero. Allora, grazie a te per l'ospitalità, ringrazio anche Jonathan e tutto il suo team, tutto lo staff in cucina, sempre professionalissimi, preparatissimi, e noi ci salutiamo proprio con questa immagine, con questa chicca proprio deliziosa del dessert. Grazie Emiliano. Lo vado a prendere. Ne approfitto di questo bel mare per dedicarmi un po' alla pesca
che fra l'altro è una grande passione. E adesso però ci spostiamo a Forte dei Marmi, dove andremo a conoscere un altro artista, perché l'arte si coniuga perfettamente con le nostre eccellenze di Overture. Quindi spostiamoci e andiamo alla capannina, dove incontriamo proprio per noi Stefano Busà. Stefano Busà, Charlie D. La radio suona una canzone che non sentivo più. Io mentre guido penso adesso, chissà dove sarai. Nella Riviera Versiliese c'è un'equazione perfetta fra capannina di Franceschi e il nostro amico professionista Stefano Busà. Benvenuto. Ciao Enrico, buonasera a tutti gli spettatori. Quindi la capannina, siamo qua, questo è la location, il set che oggi ci ospita e che ti ospita sempre. Ormai da anni la tua musica è la colonna sonora. Certo, la capannina ormai quest'anno fa 91 anni e io sono più di 20 anni che sono qui, tutto l'anno, tutta l'estate specialmente. Quest'anno una versione un po' diversa per i motivi che sai bene anche tu del Covid. Abbiamo dovuto trovare una formula diversa, che è quella di fare aperitivo qui all'aperto, nella veranda, e la cena dentro, bellissima. Poi se volete venire dentro, dove poi suonerò più tardi in pista con il pianoforte nel posto di Gino Paoli, Jerry Calà, che saluto. Quest'anno è così. Questa è una location che per anni ti ha visto protagonista, la tua musica tutte le sere, adesso in fase di aperitivo che apre proprio la serata. Sì, l'aperitivo quest'anno siamo molto contenti perché veramente sta andando fortissimo. Facciamo il piano tutte le sere dalle 19 fino alle 21 e poi appunto ci trasferiamo dentro dalle 21 fino a mezzanotte, mezzanotte e mezzo, l'una, in base alle persone, dove la gente cena un ottimo menù alla carta con una bellissima apparecchiatura in pista, tutti distanziati, e con io che canto, a volte con spettacoli flamenco. Poi ci sarà Andrea Grestile tra qualche giorno e altre sorprese. Ecco, oltre a questo ci sono tanti progetti musicali che ti riguardano. Certo, io, vabbè, lo sai, oltre che fare il mio lavoro, che è quello di andare a suonare e cantare in giro un po' per l'Italia, a volte anche per il mondo, e naturalmente qui in capannina, da sempre mi piace scrivere canzoni o scrivere anche poi brani strumentali, colonne sonore per film, documentari. Quest'anno ho fatto uscire da poco, come hai già visto, un nuovo singolo estivo che si chiama Qui l'estate, che sta andando oltretutto molto bene. Realizzato il video qui in Versilia, molto estivo, in bicicletta, in piscina, insieme al mio partner di capannina, che è Charlie D, il resident DJ, che mi ha aiutato ad arrangiarlo, e sta andando molto bene. Questo, come è nato questa idea, questa iniziativa, questo progetto? Ma allora, a me piace sempre, ti ripeto, sperimentare e scrivere. Volevo fare un pezzo allegro, divertente, per levarsi un po' anche quell'ansia che tutti abbiamo passato, insomma, nella fase fine inverno, primavera. Quindi volevo dare anche un messaggio di speranza, qui l'estate non finisce mai, e di divertimento, perché è una canzone allegra, divertente e ballabile. A me piace sempre unire il discorso musica al movimento. Tu lo sai, il mio piano bar non è un piano bar tranquillo, le gambe si muovono, anche se adesso non posso far ballare, però la gente anche al tavolo seduta che mangia le gambe le muove. C'è sempre quell'energia, insomma, che è immancabile. Certo, assolutamente, la devo controllare. Infatti la fatica di quest'anno rispetto a prima, che magari dovevo impegnarmi a movimentare le persone, quest'anno mi devo impegnare a tenerle un po', tenarle, perché giustamente le persone hanno voglia di divertirsi e noi cerchiamo di divertirli rispettando le regole del distanziamento e del non ballo. Quindi ballano seduti, cantano e muovono le mani. Ma anche con l'ascolto del tuo nuovo album sarà così? Certo, no, io la mia canzone la propongo anche all'aperitivo e anche durante la cena. Quindi poi il bello delle canzoni registrate è che le persone poi se la possono ascoltare su Digital Store, su YouTube, e ballare e cantare a casa proprio, o indipendentemente anche dalle serate. Non ci sono scuse di non incontrarti, perché tu tutte le sere sei qua adesso. Adesso siamo aperti tutte le sere da questa settimana fino a, mi sembra, al 23, e poi da lì ripartiremo con il ritmo del weekend, venerdì, sabato e domenica. Poi a settembre ancora non so i programmi, ma insomma. Sei oramai diventato da anni sicuramente l'icona
del locale, non solo, ormai manifesti insomma dappertutto, il tuo volto è ben impresso. Mi fa piacere, sì, non so se fa piacere, spero che faccia piacere anche in giro. Vabbè, questo si chiama marketing, è ovvio che un locale pubblicizzi i propri artisti come fanno gli altri, e quindi in questo momento, essendo io presente in capannina, la capannina pubblicizza me e anche gli altri spettacoli, insomma. Io ti ringrazio tantissimo, Stefano, per essere stato qua. Noi ci lasciamo vedendo una parte del video che hai preannunciato prima. Certo, qui l'estate. Io auguro a tutti, a voi, agli spettatori di 7 Gold e Canale Italia, e una buona estate. Ci vediamo su questi schermi o su queste sale da ballo. Ciao a tutti. L'estate non finisce mai, è un vento caldo dentro noi, un piano forte che ci fa cantare tutta la notte. Noi ritorneremo sempre qui a far l'amore come un film, baci rubati ad un momento e non ci fermeremo mai. È proprio vero, questo territorio qua di Marina di Massa è una vocazione all'eccellenza, al buon gusto, alle meraviglie di questo territorio, di questo mare, anche avete visto, e del buon gusto per il nostro palato. Ah, mi fermo qua fra l'altro e faccio tappa in questa struttura meravigliosa. Ah, fra l'altro già il nome mi fa venire a mente questo diavoletto della quinta bolgia della Divina Commedia di Dante Alighieri. Ah, però... Anche un bel polpo, perché no? Però non è che mi posso accontentare solo del polpo, ma ci sono tantissimi altri piatti, voglio proprio testarli per voi, perché parleremo poi degli ingredienti, parleremo di questa creatività dei piatti. Intanto vado a scegliermi un tavolo per degustare proprio per voi queste prelibatezze. No, qui mi sembra la postazione ideale. Che meraviglia, grazie mille, grazie, molto gentile. Ah, qui siamo di fronte all'eccellenza del mare. Qui abbiamo un polpo brasato su crema di patate aromatizzato al basilico, vedete le foglioline di basilico, con una coreografia eccezionale perché ci sono queste chips croccanti. Davvero complimenti, questo è un sublime, un piatto davvero di eccellenza. Mamma mia, che eccellenza, che bontà. Qua andiamo sul salmone, altro pesce delicato, molto importante. Questa è una tartare di salmone affumicato con salsa di avocado, e la vedete qua nel basso, imburrata, guarnita con delle pesche. Che piatto! Ancora qua sentiamo i profumi e i sapori della nostra riviera. Qua abbiamo dei graziosissimi involtini di branzino con all'interno gamberi e melanzane adagiati su questo letto di crema di zucchina e insieme a del bellissimo pomodoro. Fra l'altro io ci abbino piacevolmente un buon vermentino Candia dei Colli Apuane. Meraviglioso, un abbonamento straordinario.
l'eccellenza nel piatto per il palato e per la vista. Questi sono due piatti, sono catalana con astice, gamberi, frutta e verdura. Guardate che meraviglia che sono questi due esemplari di piatti. C'è chi ha pensato anche di gustare degli ottimi ravioli al pesce. Sì, sono buonissimi. Poi questa pasta fresca così, sono veramente decorate alla perfezione, davvero top. E come vi avevo detto inizialmente, oggi abbiamo goduto davvero di un'armonia fantastica fra arte e cibo, e quindi buon gusto a Marina Di Massa. E vogliamo concludere con un pizzico di magia. Infatti mi sto trovando qua sulla ruota magica di Marina Di Massa, proprio per salutarvi, per darvi appuntamento alla prima settimana di settembre. Facciamo un piccolo break per questa parte dell'estate. Ovviamente vi ricordo di guardarci sui nostri social, quindi sulla pagina Facebook e Instagram, e ovviamente anche sul nostro canale Overture TV online. Per quanto mi riguarda è davvero tutto, seguiteci davvero sempre, siete sempre più numerosi, e ci ritroviamo la prima settimana di settembre. Ciao! Che tutto non sia mai uguale, è importante che il frutto abbia sapore.